Allora, dottoressa Sansone, relatrice del quinto incontro della serie del vivaio di Romina Stilo, Canina da Sindaco, l'argomento di oggi è un argomento molto delicato, la resilienza, come affrontare positivamente, le avversità. Sì, allora buongiorno. Io sono qui per parlare stasera della resilienza in psicologia. E abbiamo concordato questo argomento perché è un argomento molto sentito in tempo di crisi, perché appunto crisi economica, crisi lavorativa, crisi dei giovani, crisi psicologica, personale. Quindi le persone mi chiedono sempre come affrontare i momenti difficili. E quindi abbiamo colto questo vivaio, e in questo vivaio abbiamo colto l'opportunità per parlare di questo. Tratteremo anche di casi clinici di persone che ce l'hanno fatta dopo situazioni stressanti, situazioni difficili, come hanno fatto e che strategie hanno adottato per risalire la china, per diciamo combattere le avversità e lo stress. Questo sempre per lanciare un messaggio positivo ai giovani, alle comunità e alle famiglie. Un problema che però non riguarda solo i giovani, riguarda un pochettino tutte le fasce d'età. Tutte le fasce d'età, a partire dai bambini, noi parliamo della resilienza a scuola, i bambini che non riescono ad adattarsi all'ambiente scolastico, parliamo dei giovani che non riescono ad adattarsi, che hanno varie problematiche di dipendenza, problematiche, diciamo sociali, eccetera, o anche alle coppie, alle famiglie, alle persone che perdono il lavoro. E diciamo che è una tematica base che accomuna un po' tutti quelli che si trovano in difficoltà. Ecco, diciamo, un messaggio, diciamo, a chi rivolgersi in questi casi? Diciamo, ci sono delle strutture pubbliche, diciamo, dei consultori? Cosa deve fare un normale cittadino? Allora, un normale cittadino in crisi che vuole essere aiutato a superare le difficoltà deve rivolgersi in primis alle strutture pubbliche, quindi alle ASL, ai consultori, e poi laddove insomma, ha qualche possibilità in più, anche rivolgersi a personale più specializzato, privato, insomma, però cercare aiuto, chiedere aiuto laddove l'individuo non riesce a risolvere da solo la problematica. Sono attrezzate le strutture pubbliche in questo momento, secondo lei? Insomma, non tantino, non tantino, non, ci vorrebbe un po' una riorganizzazione. Quindi auguriamoci anche che con il nuovo vento, no, che verrà, riusciamo ad aggiustare anche qualcosa della sanità.